Te lo devi far mettere un attimo, giustamente un attimo, mi sa, per avere la monetizzazione. Vieni, ti faccio vedere il test. Vabbè, oddio, anche qui, però. Ma è lo stesso test che mi fece Don Marco quando ero piccolo. Oh, no. Ma la tipa che lo compara con il braccio, sì, è grosso, è lungo quanto l'avambraccio della tipa. Cazzo, voglio vedere il telefono è sotto carica di là. Mannaggia. Mannaggia. Don Marco esaminatore. No, Don Marco, no, ragazzi. Avevano anche questa specializzazione medica, quindi... Sì, i miei i preti sì. No, e i tuoi no? No, io non sono battezzato, i miei non sono cattolici. Mannaggia. Sono un figlio del demonio, ho ancora il peccato originale in me. Cioè, sei napoletano e non c'hai i santini in casa, mi stai dicendo? Sì, speciale. Mamma mia. Ok. Se la neve viene sotto. Tu vuoi fare il support o la DC? Vaffanculo la neve, non può piacermi. Ma guarda, se sei che te li farmo tu, così non mi devo nemmeno applicare. Ah, ok. Tanto adesso che ho oggetto a support AD va bene sempre, cioè va bene tutto. Ed è quello dei gold. No, ci sta anche la falce. La falce, la falce. È quello dei gold, sì, quella lì. Sì. Come faccio per il mana? Compra le due pozioni, Vince. Sì, stavo guardando. Per il mana, niente, ti fai... Hai il mana flow. Quindi quando ce l'hai carico tiri le W. Le tiri solo quando ce l'hai carico insieme alla Comet, così non sprechi il mana. No, Ash is support. Guarda meglio gli oggetti. Non vedi? Babbano. Oh, bravo. Lo dico sempre anch'io. Oddio, siamo gemellini. Ma non dicesti che tuo padre era super religioso e ti bruciava le carte di Yu-Gi-Oh? Oddio. Sì, ma non è cristiano, ma non cattolico. Ah, protestante allora. E in realtà non hanno un nome, perché protestante, evangelico, è abbastanza vario. Diciamo cristiano... Così. Ronaldo. Ronaldo, bene. Esatto. Mio padre era Ronaldo. Mio padre era Cristiano Ronaldo. Esatto. E quando andavi in chiesa, dato che comunque è impazzito un po', a un certo punto è diventato tipo, non lo so, caccia alle streghe. In chiesa facevano tipo, è presente, no, quelle cose che vedi su Facebook che le guardi e dici, oh mio Dio, ma sono pazzi. Che ne so, dicono, è il demonio, la monster vuol dire 666 sì. E ste robe qua. Okay. Ecco, mio padre era uno di quelli che ci credeva a queste cose. E ricordo che in chiesa una volta fecero un... Perché facevano proprio degli... Cioè non erano le messe che ripetevano sempre. Facevano proprio delle... raccontavano cose, nel senso, non leggevano. Erano proprio delle convention. Capito. Ballavi, cantavi. Oh, gank! Sì, cantavano. Hanno trasmesso Dragon Ball. Beh. Misero Dragon Ball la puntata in cui... per alzare le braccia a Goku... Al cielo, quella di Majin Buu, Satan, Satan, per dargli energia, no? Mi sembra quella scena. Guardate cosa vedono i nostri figli in televisione. Queste cose qua. Mio padre, appena vide quella cosa, io vedevo Dragon Ball e lui non aveva la minima idea di questa storia. Da allora poi, ciao. Ma da allora poi, ma Napoli. Vabbè, io non so più che dire. Da allora poi, dopo, non mi fece più vedere Dragon Ball. L'infanzia di merda, vince. Già, questo è il male minore. Poi a quando casa! Portarono Yu-Gi-Oh! Mi bruciano tutte le carte di Yu-Gi-Oh! A casa! Poi si chiedono perché si fanno gli stereotipi. Io davvero non lo so. Aspetta, era anche una cosa... Ah, la cosa più bella invece è stata quando avevo dei giocattoli di mostri, eccetera, che per lui erano demoniaci. Li bruciò, ed essendo di plastica... Fa un fumo molto scuro e nero. Anche una fiamma diventa nera a volte con la plastica. E capisco. Allora e lui disse: il demonio, vedi, guarda come brucia. Mamma mia, che testa di cazzo, mio padre. Mamma mia, Vincenzo. Mi sta gelando il sangue a sentire queste cose. Mamma mia, imbecille. Cioè, sembra fantascienza, è quello il fatto. Esistono queste cose. Poi è cambiato per fortuna mio padre col tempo. Oh. Ha capito la realtà. È comunque ancora cristiano, però non... Cioè, a volte tipo bestemmio davanti a lui per dirgli vaffanculo. E lui dice, vabbè. No, fa la faccia arrabbiata. Tipo dice, guarda un po', però adesso non mi può più dire un cazzo. Tuk.
Guardi che botta, hai visto? Bella questo Ignite. Vabbè, tanto sono Iron adesso. Posso permettermi queste cose. Sì, sì, sì. Non farti problemi. Immagino non sia manco andata back. No, è andata back. Oh. Okay. Madonna mia. Pam, cometa! Che vabbè. Trash, madonna. Oh mio Dio. C'ho l'heal. Adesso va nel... Ok. Aspetta. Cosa è successo? BM? Ma... Pazzito, ragazzi. Che bello fare il BM in Iron. Mamma mia, mi sento sfigato. Lo so, vince, lo so. River, che cazzo c'entra River? Vabbè. Prendi la goccia, mi raccomando, quando è back. Sì, 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 voglio approfittare di sto buff per pushare un po'. Bot help Drake? No. No. Oh oh. Oh oh. E basta. Me ne frega. Oh, mi dire che mi cita fino a qua. Dal balcone. Arrivo, vince. Hai che... No. Cosa te lo fa pensare? Eccomi. Guarda, guarda, te capisci, vorrei la ulti, cazzo. Lo so. Sarà andato back. No, ovviamente non ci va, sta lì. Sta lì, sta lì. C'è qualcosa che deve fare. Vabbè. Hai altri uccelli da lanciargli? Un bel po'. Sa che arriva Rengar. Dici? Aia, forse è il momento di andare. Quindi devo fare la mana mune proprio con la goccia. Sì. Vado, vado e vengo. Mana. Ragazzi, dove siete? Ma come stanno dietro? Ho comprato una pink. Mamma mia. È l'istinto. Cioè, questo oggetto non esiste troppo. Qua. No, tipo, no, quando no. La compri il mercante ti guarda, fa veramente. Ti riportano per cheating qua. Cos'è questo oggetto? Ah! Potevo fare flash autoattacco. Peccato. Che pena che faccio, mamma mia. Mentre cammino dicevo, volevo bene a mia madre. Ma qui... Mi dispiace. Ah sì? Ecco. Oddio! Mamma mia, era anche di spalle, mi ricordo una certa scena storica. Dei Power Rangers. Sì, sì, sì. Power Rangers. I Power Rangers, sì. Ok, ho guardato. No, guarda, c'è una pink qui! Gliela lascio, se no gliela lascio. Lasciala, dai, poverino. Adesso torna con un'altra. E se non gliela togli, però non può piazzare quella nuova, vince. No, no, ma tanto non ne prende un'altra. Anzi, dici. È meglio se gliela lasciamo, perché se gliela rompessimo, capirebbe che è un oggetto inutile perché è effimero. Ah. E in questo modo loro pensano: wow, vedi quanto è stata worth. Guarda, ora ha rotto anche la ward. Dirà, cazzo, però è stata utile. È vero. E visto che noi stiamo cercando di insegnare loro qualcosa, mi pare giusto. Beh, sì. Non so se funziona proprio così, ma va bene. Proviamo. Potrei usare la ulti. E io non ho la mia, però. Però puoi usarla, vai. Uccidi. Pam, tuc. Che tristezza. Non sei felice, Vince, di prendere per il culo gli Iron? Senti come si diverte. È presente l'agrodolce? Che provi due cose. Sì, la salsa cinese. Lo stesso momento che però comunque ci stanno bene insieme. Provo sensi di colpa. È lo stesso momento. Mi sto sfogando. Cioè, sto sfogando tutta la mia rabbia, la cattiveria. Su queste povere persone. Oh no, cazzo. Oddio. Jungler. È pure livello 6. C'è il bro. Boom. Headshot. Comunque, 27 di minion. L'orbice.
Dai. Cioè, mi rubi Jinx per far schifo. A sto punto potrei lasciarmela. Che poi un'altra cosa forte di Ash Jinx sono le ulti across the map che hanno entrambi. Sì, sì, immaginati. Oh, stanno arrivando tipo tutti. Ci odiano. Ci disprezzano. Ecco. Madonna, ti amo. Guarda. Tuk. Bam. No. Vabbè. Oh, ma ce la fa. Missin. Lol. Mamma mia. Che disagio in tutto ciò. Non ti capire quello, troppi. Però posso stuzzicarlo. Che cose belle che accadono comunque da queste parti, visto? Mamma mia. Ora capisco perché ti sei chiuso qui dentro. Ora capisci il mio successo, il motivo del successo. Sì, lo capisco. Ma non del successo, perché l'altra volta proprio, non mi ricordo, stavo parlando con col Dog, non mi ricordo. Oh, che cazzo. Oddio. Bellissima Ash. Ha detto io sono l'arco. Sembrava io sono Giorgia. Era uguale. Non sapevo di che stessa cosa. Comunque l'altra volta stavo parlando con chi, non ricordo. Diciamo, come cazzo fa Pieric a divertirsi a giocare sempre qui? Cioè, ma pare, perché fai il cazzo che ti pare? Sì, ora sto capendo un po'. Cioè, poi io mi studio un sacco di troll diversi. Oddio. Guarda Rengar che entra nella ultima. Guarda Rengar. Bravo Rengar. Bravissimo. Qua, la prossima volta che voglio sperimentare qualche build, vengo qui. Esatto. A testarla e poi la porto senza testarla la prima volta con inesperienza. Giusto. Ok, scarpe cooldown quindi. Report Riven. Ah, ma è Afk, ecco perché. Ah, peccato. Non ci sono nemmeno da uccidere. Tuk. Aggiornato Ash e il voiceover, se non mi sbaglio. Minchia, Vincenzo è 7-0 comunque. Massimo merita davvero il Diamond. Si vede, tre partite e tre volte c'ho questi score. Te lo metti davvero, nulla da dire. Grazie. Grazie, grazie. Tuk. Bella mira comunque. Madonna mia, che danno. Ci avrei la ulti. Vabbè, quindi l'hai fatta adesso. Vabbè, quanti danni. Ah no, non fa abbastanza danni di certo. Oh. No, sono triste. Ma se fosse da tappi? Non li avresti fatti tutti quei danni prima. Oh! Niente, ce l'ha di nuovo la corsa. Madonna, ah, lì, guardalo. Too fast for pulizia proprio. Mamma mia. 42 di farma comunque, non male. Ancora tempo. Madonna mia. La lethality. Inizia a far sentire. Io ho sbagliato a chiudere subito la manamune. Avrei dovuto fare solo la goccia e poi andare lethality. Ho sbagliato. Ma in realtà così la stacchi prima. Guarda lì. Tipo partissi danni. È la ulti fra poco. Vabbè. 12. Secondo me faccio la E. E la vediamo. Oh, non ci sono arrivato. E io purtroppo aumenta range la mia Q e hito i minion, quindi... È buono questo. Pam! Ma non ulta! Ma non ulta! È depresso ormai, è andato. Si è arreso. Ma lo sa come funziona la sua ult? Ho la freccia comunque. Vabbè. Oh no. Ai. Oh no. La rivincita di Jinx. C'è anche Rengar adesso. Ah, c'è Oli al my bed. Non penso che ci siano stati quei danni in poco tempo. Mamma mia, che scarsi. Ci siamo fatti ammazzare. Gold reset si dice. Ah, è vero, è vero. Hai ragione. Gold reset. Effettivamente era 1-4. Sì, ma loro anche sono in base. Ma anche i nostri teammates sono forti. Ma è sempre così. Che palle. Che palle.
Cioè, ma uno vuole divertirsi e becca i teammates fortissimi, ma che è? Scusa, ma ti stai divertendo, Vincenzo, con sti teammates? No. Perché devono essere così forti? Ma chi li vorrebbe dei teammates del genere? Madonna mia. Forse Vincenzo quando entra per il Diamond. Vabbè, vabbè, sì, nel main ci sta, ma adesso... No, lo so. Vabbè, Rus, magari cario questo. Sono ringraziato, 9 mesi, bentornato, bello. Mi cariano sempre, pure in Iron mi cario. Pensa a te. Non hai neanche un po' di dignità, Vincenzo. E vabbè, ormai ci ho fatto l'abitudine. Se n'è andata tanto tempo fa. Vabbè, la mia dignità se n'è andata quando ho fatto i marroni kick, quindi figurati. Troppo tempo fa ormai. Sì, sì, sì. Ehi. Oh. Chi vuole una ulti? Chi la vuole? Non aumenta nemmeno il mana. Ok, ce l'ho anch'io. Che cazzo vuoi? Fa la trappola, che carino. Oh, yeah. Però non ci caga nessuno. Chi è che deve, chi viene qua? Che senso avrebbe? Come fanno se sono chiusi in base a pushare fino a lì? Ecco. Ah. Che partita di merda. Se continua così però vado in, in gold questa cosa. Sì, ma che ma troviamo soltanto delle partite così. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. È tempo di tornare sul main, Vince. Mamma mia, dici. Perderemo il cazzo tutto il tempo. Stiamo qui. Siamo abituati a questo. Questa è la comfort zone. Lo so. A me lo dici. Se volete rendere l'Iron un posto migliore, portate sta Riven e deletatela sto elo. Riportiamo la TAFK. Ecco. Mamma mia, cioè, ti hanno convinto. Veramente sì. Stato convincente. Ma tu, Vince, oggi c'è da fare? Sì, penso che stacco dopo questa, infatti. Dopo questa intendi questo o dopo questa la partita?